Io non so se è accaduta veramente questa conferenza stampa oppure è stato un incubo, un brutto incubo dal quale ci risveglieremo. L'incubo più grosso è il fatto che questa conferenza stampa non ha saputo di niente, non ha detto niente relativamente al calcio, non ha detto niente relativamente ai progetti futuri, ha purtroppo dato delle notizie riguardanti il fatto che l'Under 23, che per me è molto importante, per non dire fondamentale, non verrà fatta perché era un'idea che Barone avrebbe portato, pochi giorni dopo la sua morte, avrebbe portato, ha commesso in America come prima cosa, e che poi purtroppo a causa della morte, chiaramente tutto il casino accaduto, chiaramente poi dopo è andata non dico nel dimenticatoio, ma insomma non hanno ritenuto e non riescono in questo momento a gestire una situazione di questo tipo. Si è parlato di stadio, si è parlato di una situazione surreale sotto il punto di vista dello stadio, ma ci teniamo fra un istante, le scuse. E io leggo, vedo che tanti hanno apprezzato il fatto delle scuse. Sì. Sicuramente è una ammettere le colpe, sicuramente vi fa onore. Non vi fa onore quando dite chiediamo scusa per il mercato di gennaio. Ma scusa, ma chi ti ha impedito di fare il mercato di gennaio? Chi ti ha impedito di farlo? Cioè, qual è quell'organo sovranaturale, sopra tutti noi umani, che ti ha obbligato a non prendere altri che Faraoni e Belotti? Qual è? Me lo dovete dire, perché evidentemente io non ci arrivo. Hai detto di aver trattato Gudmundsson e di aver pensato a Zaccagni, ma era impossibile, quindi non l'hai trattato. Quindi non l'hai trattato. Perché io posso dire di essere stato fidanzato con la Belen Rodriguez, perché l'ho vista una volta, ed è vero, a Pitti, ci siamo incrociati lo sguardo, ma io non è che posso andare a dire che ho avuto un flirt con la Belen Rodriguez, perché la mi va a querelare, figurati se sta dietro a uno come me o in generale a una persona normale. Bene, quindi dico io, che significa c'è stato interesse nei confronti di Zaccagni? Ci avete provato a prenderlo o no? Discorso delle scuse, ripeto, apprezzabili, ma è una conferenza stampa che non ha senso. Cioè non ci dice niente. Non ci dice niente, perché dei giocatori di calcio non parli perché Palladino si è appena insediato. Goretti, direttore tecnico, che non è presente alla conferenza stampa di inizio stagione, perché fondamentalmente, anche se il 4 giugno, questo è una conferenza stampa non per analizzare e basta la stagione finita, ma anche per, in teoria, parlare del futuro. E Goretti non c'è. Con Palladino non hanno ancora parlato di nessun giocatore. E io voglio dire stavolta, perché io tante volte dentro di me l'ho criticato Flavio Ognissanti, tante volte dentro di me ho criticato Passione Fiorentina, di cui facevo parte e che per motivi più che altro di impegni, non altro, ho smesso di andare. Flavio Ognissanti ha, vorrei dire una brutta parola che gli ho scritto a lui privatamente, diciamo ha fatto la domanda scomoda, la domanda giusta, la domanda con il tono giusto che nessun altro ha fatto. Quindi bravo a Flavio Ognissanti che con la Fiorentina ci deve lavorare tutti i giorni, ma questo non significa leccare il fondoschiena dei dirigenti della Fiorentina perché ci deve fare i pezzi di giornale o quant'altro. Bravo perché ha fatto le domande giuste. Gli anni scorsi il calciomercato ve lo siete finanziati con l'eccezione di Vlahovic, con le cessioni di Amrabat, di Igor, di Terzic, ora di Amrabat no perché c'è dal prezzo, e via discorrendo. E quest'anno dove sono i giocatori con il quale poter fare mercato? Perché il fatto che la Fiorentina e Prate mi dica che una delle loro priorità sarà l'attaccante, fra parentesi, perdonatemi, ma io fossi una squadra alla quale la Fiorentina bussa alla porta, so già che vuole un attaccante, se l'attaccante, se questa penna spuntata e morsicata e costa 10, la Fiorentina so che gli serve tutte le maniere, gliela metto 20, quindi anche poco, poca logica. Ma poi dico, non ha, i soldi, dove sono i soldi?
Perché non potete dire, e qui è giusto che non lo diciate, è assurda la domanda, quanto c'è di budget? Ma secondo voi vi risponderà, ma e va bene? Ma se voi vi dovete finanziare con i ricavi che fate, perché avete paura del fair play, perché c'è il salary cap, perché c'è di qui, perché c'è di là, ma come pensate di prendere un attaccante vero? Ma è chiaro a tutti che un attaccante vero costa minimo dai 35 milioni in su. Oppure vai a riprendere le scommesse, Cabral, Jovic, Piontek, Belotti, Nzola. Allora vai a prendere questi, vai tranquillo, li paghi meno di 30. Ma se vuoi un attaccante vero con la A maiuscola, te devi pagare come minimo 30 milioni. E qual è quell'introito, qual è quell'entrata da 30 milioni che ti permette di comprare un attaccante? Allora, se mi dici non mi interessa, io al di là delle cessioni, io voglio un attaccante e non mi interessa, quantomeno che non ho un problema di liquidità, io sto zitto perché almeno sogno un attaccante vero, poi bisogna vedere se arriva davvero. Ma se te mi dici che una delle priorità sarà l'attaccante, che è vero, ma non è l'unica, che è vero, ma che non è l'unica, ma poi dopo mi dici che non hai soldi per poterlo fare, comunque per avere i soldi devi fare un giro di cessioni, capisci bene che sei una persona che non sta dicendo nulla. Io ho fatto un esempio privatamente in un gruppo di Fiorentina, è come se io voglio comprare in tutte le maniere un iPhone, bene? Perché per me l'iPhone è il telefono migliore in assoluto, perché senza di quello non vivo, perché mi serve per lavoro, per la fidanzata, per gli amici, eccetera, eccetera. Arrivo lì e io, cazzo, io ho l'obbligo di avere l'iPhone. Sì, ma ce l'hai i soldi, no? E allora ripieghi su una Huawei, con tutto il rispetto per l'iPhone e per la Huawei. Capite? Quindi, altro discorso che lascia, sono sincero, il tempo che trova. Io non so cosa ci aspetta? Sono preoccupato. Quando io non so una cosa, sono preoccupato. Ok, non posso giudicare Palladino da tre parole, perché ha detto tre parole in croce. Benvenuto a Palladino, avremo modo di conoscerci e di approfondire maggiormente, anche se le mie vedute su Palladino sono quelle che sapete. Ma questa è una conferenza stampa che non ha senso. Tra l'altro, ho toccato il discorso stadio. Beh, discorso stadio, giustamente c'è stata la risposta da parte del comune di Firenze, perché la Fiorentina domani manderà una PEC al comune dicendo: signori, noi non vogliamo che iniziate i lavori. È peccato che il comune risponde: signori, lo leggo ora, avete firmato ad aprile, avete firmato una convenzione che prevede l'avvio dei lavori e la cantierizzazione. E dopo un mese e mezzo, due, vi svegliate dicendo che domani, 5 giugno, manderete una mail in cui dite, chiedete al comune di non iniziare i lavori. Ma ragazzi, ma siamo fuori di testa? Io la questione esterna l'ho toccata che la odio, non la sopporto, a P per quanto mi riguarda, zero. Ma siamo fuori di testa. E questo qua è il mettere le basi per il futuro. Ragazzi, non ho parole, sono sconcertato. Ciao a tutti.